preghiamo per l'onorevole Aldo Moro, a noi caro, sequestrato in vile agguato, con l'accorato appello affinché sia restituito ai suoi cari. Paolo VI si offre come riscatto per liberare Moro, mette a disposizione la sua persona perché appunto, ecco, possa essere liberato. Lui decide di scrivere questa lettera agli uomini delle Brigate Rosse. È una lettera fatta da lui, a suo pugno, e la sua mentalità era questa, ecco, una liberazione veramente incondizionata. E trepidiamo ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma, all'Italia, al mondo, e specialmente alla famiglia, agli amici, la consumazione del criminale annunciato misfatto. Si era fatto un gruzzolo di una certa entità per poter far fronte se eventualmente ci fosse stato un sì da parte di delegati oppure delle Brigate Rosse per la liberazione di Moro. Invece le cose non sono andate come voleva il Santo Padre. In modo particolare il governo italiano del tempo aveva scelto la linea dura. E intanto, oh Signore, fa che placato dalla virtù della tua croce il nostro cuore sappia perdonare l'oltraggio ingiusto e mortale inflitto a quest'uomo carissimo e da quelli che hanno subito la medesima sorte crudele.